L'addio di Allegri potrebbe essere stato interpretato da molti come la liberazione di alcuni talenti che per alcuni esperti del web o presunti tali erano incatenati all'interno degli schemi dell'allenatore. Qualcuno ha detto no, Dybala con Allegri è sprecato, qualcuno ha detto Douglas Costa con Allegri è sprecato, qualcuno ha parlato di Ronaldo sprecato con Allegri, ma la verità è che stamattina la Gazzetta dello Sport affronta la situazione, ragazzi, in maniera frontale e dice chiaramente che nonostante l'addio di Allegri la dirigenza non sarebbe convinta di determinati nomi nella Juve e saranno tutti messi sotto giudizio. Quindi attenzione con le parole, attenzione a credere se una persona può restare o meno, perché potrebbero esserci delle sorprese. Ovviamente i talenti che io ho menzionato sono quelli che la maggior parte delle persone sul web giudica rovinati da Allegri, cosa che non mi trova ovviamente d'accordo, ma queste sono cose mie, personali, opinioni personali. A prescindere da tutto questo, la situazione, diciamo, della Juventus ultimamente è molto complicata, perché è una situazione in cui dobbiamo capire quale sarà l'equilibrio. Cioè, attualmente nessuno nella Juventus, nessuno, tranne il tipo Ronaldo, Chiellini, è sicuro della riconferma. Quindi gente come Douglas Costa, gente come Dybala, gente come Pjanic, gente come Cancelo, gente come Alessandro, sono tutti in bilico, e non perché erano in bilico per l'allenatore. Erano in bilico per l'allenatore, ma sono in bilico anche per la società. Attenzione. In particolar modo Paratici non sarebbe convinto né di Cancelo né di tenere Pjanic. Nedved invece sta tirando le orecchie di Dybala da parecchio tempo, cioè vorrebbe che Dybala fosse un pochino più incisivo nelle grandi partite che contano. Pavel gli rimprovera questo, e ovviamente, ragazzi, c'è da fare un discorso tutto relativo alla pianificazione. Può la Juventus andare avanti con la rosa attuale senza cambiare nulla? Secondo me no, nel senso, la Juventus non deve rivoluzionare, la Juventus non deve andare a rivoluzionare, non deve andare a cambiare mille uomini tutti quanti insieme nella stessa sessione di mercato, ma deve andare a puntellare quei reparti che si sono dimostrati deboli durante quest'anno, in particolar modo la difesa e il centrocampo. La difesa per una questione anagrafica, perché comunque, ragazzi, Barzagli si ritira, Caceres se ne va, Bonucci va verso l'età avanzata, Chiellini fa ancora un paio di stagioni, ma non puoi più contare sul fatto che Chiellini faccia 40-50 partite all'anno. E poi c'è ovviamente la situazione relativa al centrocampo, che non è una questione generazionale, perché comunque tu hai giovani come Mbrecian, come Pjanic, come Bentancur, ma è una questione qualitativa. Cioè, quello che è parso quest'anno a tutti i tifosi è che il centrocampo non fosse all'altezza per una competizione come la Champions League, guardando i centrocampi di squadre molto 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 più forti, insomma molto molto più blasonate, come cioè centrocampi più blasonati, non squadre più blasonate. Guardate il centrocampo del Barcellona, guardate il centrocampo del City, guardate il centrocampo del Real Madrid, guardate il centrocampo, ad esempio, che ne so, anche del Tottenham. Sono tutti migliori del centrocampo che abbiamo noi, che è un centrocampo che sulla carta potrebbe apparire buono, ma vi assicuro che per la Champions League non è abbastanza. Per questo chiedo rinforzi sostanziali, e l'avrei chiesti a prescindere. Cioè, puoi cambiare allenatore, ma se non cambi gli uomini non cambi nulla. Perciò la Gazzetta dello Sport elenca quei giocatori che sono in forse nel rimanere alla Juve, cioè quei giocatori a cui in questo finale di stagione è chiesto uno sforzo ulteriore. Primo giocatore Dybala, secondo giocatore Cancelo, terzo giocatore Pjanic, Alessandro. Ovviamente ci saranno dei test per valutare anche la situazione relativa a Ken, che è un giocatore che viene considerato incedibile dalla Juve, ma che non è stato considerato incedibile da quanto si evince da Nedved, che vorrebbe appunto Ken, vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per un altro affare. Quindi è ovviamente, ragazzi, un discorso che si può fare in tanti modi, perché all'interno di una società esistono tante persone proprio per questo, cioè per questo motivo qui, perché c'è una mentalità diversa, cioè non tutti possono pensare allo stesso modo, non tutti possono giudicare Douglas Costa incedibile, non tutti possono giudicare Cancelo un grande terzino. C'è chi è convinto da una persona, c'è chi è convinto da un'altra persona. Pare che Paratici non sia convinto da Cancelo, pare che Nedved non sia convinto da Dybala, quindi ci sono ovviamente degli scontri da questo punto di vista. Io credo che alla fine si accorderanno, perché altrimenti litigheranno dalla mattina alla sera, credo che si accorderanno e riusciranno a trovare comunque un accordo su chi far rimanere e chi far restare. Ma ciò che mi auguro è che la Juventus vada a fare un mercato mirato alle esigenze della squadra, cioè un mercato che vada ad assicurarci almeno
un difensore centrale di caratura internazionale, un centrocampista centrale di caratura internazionale e una punta di caratura internazionale, perché si è capito che né Mandzukic né Kane possono fare titolari. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, cosa ne pensate in generale, chi cedereste e chi no, per quanti sono.